Che importanza do a questa partita? Importanza, la giusta importanza, cioè di una gara che vale 3 punti e naturalmente sia noi che Sassuolo giocheranno per vincerla, perché naturalmente facendo risultato terremo comunque il Sassuolo alle nostre spalle e potrebbe alimentare ancora di più la possibilità, insomma, di poter fare nell'ultima partita uno scatto per migliorare la posizione in classifica. Ci sono 6 punti in palio, Alberto, quindi è normale che cercheremo di conquistarli. Non sarà semplice perché affrontiamo un Sassuolo rigenerato che sta in un'ottima condizione di forma. Nelle ultime 5-6 partite credo che abbia fatto risultati importanti, non ultimo quello di Milano contro l'Inter. Ha pareggiato con la Fiorentina, ha pareggiato col Napoli, quindi ha fatto comunque risultati importanti, ha ritrovato dei giocatori che erano fermi da tanto tempo per infortunio, quindi una squadra che gioca da 5 anni allo stesso modo, si conoscono a memoria, stesso allenatore, quindi una squadra di grande qualità che fa un ottimo calcio. E quindi naturalmente è una partita non semplice. Poi avremo l'ultima col Milan, una squadra sicuramente di grandissima qualità, che può darsi non abbia, forse abbia già raggiunto il proprio obiettivo, che verrà naturalmente a Cagliari per fare il risultato. Quindi in queste due gare ci giochiamo le posizioni di classifica, in palio c'è solo questo, il migliorarsi, il migliorare i numeri. Fino ad oggi abbiamo fatto un punto in più rispetto al girone d'andata, quindi vincendone almeno una chiuderemo il campionato migliorando anche il girone di ritorno. Abbiamo preso poco più della metà dei gol del girone d'andata, abbiamo fatto più gol del girone d'andata, insomma tanti numeri positivi in questo girone di ritorno, e vogliamo chiudere facendo prestazioni importanti. Poi ripeto, il risultato in questo momento conta fino a un certo punto, le prestazioni molto molto di più. Però è anche a dimostrazione che gli infortuni pesano e minano il lavoro dell'allenatore. Quindi il Sassuolo, come il Cagliari, ha avuto degli infortuni importanti. Noi siamo stati forse un po' più bravi perché siamo riusciti a fare risultati, almeno fino a qualche tempo fa, migliore di loro, e naturalmente loro, uscendo poi dalle coppe, sono riusciti ad avere quel lavoro settimanale che ha permesso di poter ritrovare sia una condizione migliore e quindi naturalmente riuscire a preparare anche meglio le partite. Sì, è stato un po' lo spartiacque, no? Perché venivamo da 2 partite giocate male contro Napoli ed Empoli, e quindi naturalmente la gara del Sassuolo, visto anche che poi ci sarebbe stata la sosta natalizia, insomma avrebbe potuto pesare, no? Sui pensieri, su quello che era stato comunque l'andamento della squadra. E i ragazzi furono fantastici, perché rimontare anche se con un uomo in più, un 3-1 a 20 minuti dalla fine, insomma ha ridato serenità, ha stemperato un po' gli animi, ha fatto fare delle riflessioni un po' più obiettive durante la sosta di Natale, e quindi la squadra è ripartita insieme naturalmente alla società, al direttore sportivo, allo staff tecnico, ai giocatori, con uno spirito sicuramente diverso, cercando di migliorare quelle cose che nel girone d'andata non avevano funzionato. Ripeto, tranne la partita con l'Inter, dove si sono rivisti un po' certi retaggi del passato, la squadra in questo girone di ritorno credo che abbia fatto una crescita importante e lo sta dimostrando partita dopo partita. Se penso di voler dare naturalmente continuità per provare anche cose diverse in questo momento, dove non abbiamo, ripeto, particolari problemi di classifica, quindi potremmo anche pensare di andarcela a giocare come abbiamo fatto domenica, consapevoli che sarà una partita comunque diversa e più complicata, però voglio dire, lo si può fare, eh? Poi devono essere bravi i ragazzi ad interpretarla al meglio, perché poi l'equilibrio, anche se giochi con tante punte, è fondamentale, quindi sicuramente potresti essere più propositivo, però l'equilibrio è fondamentale, perché avete visto anche domenica come negli ultimi 15 minuti abbiamo un po' abbassato l'intensità del gioco, insomma l'Empoli subito si è riaffacciato e ha riaperto la gara.
Sì, perché è una squadra comunque che ha grande qualità, ripeto, una squadra che gioca a memoria, perché sono 5 anni che hanno lo stesso allenatore, fanno sempre le stesse cose, le fanno bene. Ripeto, hanno ritrovato giocatori importanti, quindi è una squadra che ti può sempre far male in qualsiasi momento. Poi anche loro hanno avuto dei momenti di amnesie difensive, errori difensivi che hanno penalizzato naturalmente a volte certe gare, certi risultati, però rimane una squadra, ripeto, dal potenziale offensivo importante. No, sono d'accordo con te, credo che Niccolò domenica sia stato non solo il migliore in campo, ma abbia fatto una delle prestazioni migliori, perché ne ha fatte talmente tante di prestazioni positive. Però a me è piaciuto molto proprio per come ha interpretato il ruolo. Infatti sono molto dispiaciuto di non averlo in queste due gare, perché sarei stato molto curioso di poter affrontare le ultime due gare con lo stesso sistema di gioco, facendolo giocare sempre lì davanti alla difesa insieme a Taxidis, perché penso che forse in quel modo lui possa esprimere veramente tutto il suo talento. Poi è talmente giovane, talmente bravo che lo posso far giocare da interno, lo posso far giocare da play basso, quindi... Però credo che nel centrocampo a due Niccolò veramente possa esprimere il massimo delle sue potenzialità. Un giocatore giovanissimo, a 20 anni, suo primo campionato da protagonista in Serie A, e quindi ha solo grandissimi margini di miglioramento. Questo è il sistema di gioco con cui ho iniziato ad allenare, quindi i miei primi anni da allenatore sono stati con questo sistema di gioco, un sistema di gioco che a me piace tantissimo. E poi nei vari momenti, nelle varie fasi delle stagioni, eccetera, eccetera, ho variato un po' di tutto, sempre per cercare poi alla fine di arrivare a questi benedetti risultati. Quindi un sistema di gioco che potrebbe essere un'idea anche per il futuro. Se mantieni il modulo, cambi uomo con un altro uomo, quindi metti un giocatore che possa essere il più adatto, il più compatibile possibile a giocare a due. Quindi se fai qualcosa di diverso, quindi ritorni al centrocampo a tre, naturalmente hai tante possibilità. L'esuberanza, l'atletismo, la qualità, il cambio di passo, il ribaltare l'azione, l'attenzione tattica che ci sta mettendo non è semplice. Cioè, in questo momento ho in rosa giocatori che o hanno, magari sono bravi tatticamente, magari hanno meno gamba, magari hanno meno atletismo, o chi magari ha questo ha meno attenzione tattica. Quindi per questo ero molto curioso di fare le ultime gare con Barellina in quel ruolo là, anche in ottica futura naturalmente, per poter avere le idee più chiare. Io ho detto ormai da settimane, se non da mesi, che io voglio rimanere a Cagliari. Mi auguro che al più presto, insomma, riusciamo a farci questa chiacchierata, e così evitiamo queste domande scomode.